Ripartono le competizioni sportive, gli spettacoli in sala e le attività ludiche per i ragazzi, mentre si dovrà ancora attendere per la riapertura di discoteche, sale congressi e per gli sport di contatto praticati dai non professionisti. È stata pubblicata nella notte in Gazzetta Ufficiale il DPCM con le nuove disposizioni sulle riprese delle attività che ancora non hanno avuto il via libera. A partire dal cinema e lo spettacolo dal vivo, che riparte il 15 giugno con alcune precisazioni. Permane ancora l'obbligo di mascherina e le sale al chiuso potranno ospitare fino a 200 spettatori. Per gli spettacoli all'aperto, il DPCM stabilisce invece che saranno ammessi fino a 1000 spettatori. Gli spettatori conviventi potranno comunque sedersi vicini. Per lo sport riprendono già oggi le competizioni sportive con la Coppa Italia, mentre bisognerà attendere il 25 giugno per gli sport di contatto per i non professionisti, dal calcetto al beach volley. Ancora un mese di attesa fino al 14 luglio per tutte le attività che si svolgono in sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso, ma anche per gli eventi presso fiere e congressi. Tuttavia, specifica la bozza, le regioni e le province autonome, a seconda dell'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono modificare la data di ripresa delle attività e stabilire un diverso numero massimo di spettatori per cinema e concerti. Lunedì prossimo riprendono anche le attività ludiche al chiuso o all'aria aperta, alla presenza di operatori cui affidare i bambini e i ragazzi e con l'obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza per contrastare la diffusione del virus. E sempre da lunedì, ricorda il Premier Giuseppe Conte, sarà finalmente operativa e scaricabile su tutto il territorio nazionale l'app Immuni. La potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità, perché tutela la privacy e ha una disciplina molto rigorosa, non invade gli spazi privati. Queste, in proposito, le parole del Premier.